Salve a tutti ragazzi, un salutone da LG Passione Motori. Sono in questo fantastico contesto, come al solito, delle colline toscane. In questa fantastica veduta voglio farvi vedere l'esterno della fase 75, cosa che praticamente avete già visto tutti, ma a me purtroppo io nel mio canale non ce l'ho messo e quindi devo fare questo. Iniziamo con il davanti davvero fantastico. Questo, la cosa bella, lo dico subito, che ha la 75, auto da 87 in questo caso, quindi 80-90, negli anni 80-90, è che praticamente era tutto un movimento. Un'auto praticamente che non c'ha un punto fermo. Da partire da davanti potete vedere il paraurti con quella canaletta sotto al paraurti, prima di andare verso il basso e poi ritornare verso l'avanti per lo spoiler, è tutto un movimento. E se guardate il fianco, è tutto una linea. Uscendo dalla parte anteriore e andando sul primo lato, sul fianchetto, che poi qui vi metterò una foto. Come potete vedere, praticamente quest'auto era praticamente una scopiazzatura della Giulietta 116, ma la scopiazzatura è brutta quando la si fa praticamente uguale o comunque non gli si dà un'anima, ma scopiazzare e fare altrettanto meglio sono cose che riescono veramente a poi, e in questo caso era riuscito, perché questa macchina aveva le linee e molto della 116, però con semplicemente un piccolo profilo, andando a mascherare alcune cose e mettendoci dello stile, praticamente questa auto si era trasformata. Uscendo dal davanti si va a trovare il primo fianchetto ed il cerchio. Cosa dire, il cerchio che era in questo caso a richiesta, fantastico, cerchio da 14, 195 le gomme 60, se non mi ricordo male, sì, R14, gomme 86V, eccezionale per cerchio. Sulla 75 Twin Spark, come potete vedere, si trova sul passa ruota la bombatura, i primi muscoli che vengono fuori per dare sia alla 75 Twin Spark, alla Turbo e alla V6 qualcosa in più, qualcosa che andava a evidenziare che cosa, la sportività. Il fianchetto era, come potete appunto capire, era fantastico ed era incorniciato con quel passaruota che era uno spettacolo. Continuando, come vi ripeto, controllate tutte le linee che ci sono, è praticamente un'auto che non è mai ferma, non c'è un punto morto. Se andate a vedervi un 320 dell'epoca, un 190, che ne so, la Tema già stessa, è molto più ferma. Quest'auto era tutta una cattiveria, tutta una roba, che cazzo ne so, era cattivissima, era tutto incastrato. Nel fianco, partendo dal basso, si trova la minigonna, che non è una minigonna normale e dritta, è una minigonna che parte larga per andare fino al centro e a chiudersi per andare poi appunto a riaprirsi verso dietro e andare a trovare l'altro parafango, che è praticamente crea un movimento eccezionale, dà una sportività, ma non è eccessivo, è anche elegante, perché nel centro va a racchiudersi ed è molto molto profondo. Ecco, così si vede, è molto molto profondo e dà appunto ampiezza, cioè è spettacolare. Poi salendo dalla parte dello specchietto, mi avvicino un po', sopra, come potete vedere, cosa si vede? L'antiturbo, eccolo qua, specchietto con scrittettina Alfa Romeo, altrettanto bello. E poi si trova una cosa che andava a identificare, ripeto, 75 Twin Spark Turbo e V6, che era l'antiturbo. L'antiturbo era praticamente un qualcosa che praticamente serviva per proteggersi dal vario vento, eccetera eccetera, o comunque quelli che fumavano potevano spillare la sigaretta praticamente con lo specchio, con il vetro appena appena aperto, e il discorso della cenere usciva fuori, era molto bello. Poi troviamo una cosa, secondo me, molto interessante dell'epoca, erano le maniglie. Guardate che belle che sono. La macchina praticamente si apre premendo questo bellissimo bottone e non aveva la classica maniglia di allora. Ed era una cosa altrettanto fantastica, perché insomma si distingueva per questo, era davvero bello. Continuando, sportello posteriore, si è detto, sempre un discorso di linee, e poi troviamo il cerchio, che logicamente è lo stesso, però dietro è altrettanto bello. E poi andiamo a vedere una cosa fantastica, che è il profilo che vi dicevo prima, che contraddistingue la 75 praticamente dalla Giulietta 116, che parte dal davanti. Vedete che bello, sembra una strada praticamente, una strada che poi trova un incrocio, che poi qui continua, si sdoppia, diventa doppio senso circolazione, poi trova un altro incrocio, sempre doppio senso circolazione, continua, si apre, guardate che bello, fino ad andare al profilo che era lo spoiler, che andiamo a vederlo da qua, che era lo spoiler sempre identificativo della 75, mi ripeto per l'ennesima volta, delle 3 75, che erano quelle più belle, più sportive, più cattive, che erano appunto la Twin Spark, il Turbo e il 3000 V6.
Ed era allora, sembra una cazzata, ma non lo è, perché allora anche una cosa così, oh, ragazzi, faceva figo. Lo spoilerino piccolo in questa maniera rendeva un'auto tutta un'altra auto. Andiamo a vedere il dietro, lo spigolo, guardate che bello, la scritta 75 con questo codone che viene ad alzarsi. Vedete, parte dal davanti, bassa bassa, con tutte le sue linee, con tutte le sue sfaccettature, tutto un castonato, continua, continua, continua e si alza. Guardate che bello, come dire, ora Aria prenditene e vattene a fanculo. Perché? Perché ora io t'ho mangiato e ti sputo. Era stupenda questa cosa. Altra cosa molto bella secondo me era la scritta 75 Twin Spark 2000 della prima serie Peugeot Alfa, guardate che bello. E questa versione, cioè praticamente questa 75 in particolar modo, la cosa strafiga è che ha l'etichettina aria condizionata, perché questa è provvista di aria condizionata. Altra cosa molto bella, la voglio far vedere da qua, è l'antenna dell'epoca. Ma come si fa? Guardate che bella che era l'antenna della radio. L'ho lasciata accesa apposta. Ragazzi, io non so che dirvi. A questo punto mi chiedo, la macchina ve l'ho fatta vedere. Non vi do misure, non vi do dati, non vi do, perché tanto è tutto scritto, tutto hanno detto tutti, tutto hanno detto tutto, e quindi che ve lo dia a fare? E che vi ci tenga a fare a darvi dati, misure e ci si rompe i coglioni, per fai che? Per fai che? Basta guardarla, anzi questo video quasi quasi lo rimetto, no ce l'ho già, e sto zitto perché ce l'ho già sul canale, se no lo metto zitto. Quindi ragazzi, niente, a parte gli scherzi, da me questa fantastica veduta, questa terrazza meravigliosa che se praticamente mi parte la macchina mi si distrugge in 30 nanosecondi, ragazzi, da me, ripeto, dalla fantastica Alfa 75, in questo caso 87 prima serie, interni arancio, non catalitica, un mega abbraccio, un mega saluto, ci vediamo al prossimo video, vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere il video, di iscrivervi al mio umile canale, sentitemi se alza il vento, proprio perché adesso il vento passa sulla macchina per uscirsi da dietro, da quello spigolino lassù che si è detto prima. E niente, nel box informazioni trovate tutti i riferimenti per Facebook e per Instagram. E ragazzi, un abbraccio, un bacio, vi voglio bene, come al solito, al prossimo video, un salutone da LG Passione Motori. Ciao ciao!